Sono sempre molto emozionata quando c'è questa parte del cosiddetto executive summary. Io la prendo come un approfondimento, ma oggi che si parla di crowdfunding civico lo sono ancora di più. Uno, perché ne sono sempre stata una grande sostenitrice, e due, perché credo che si debba fare tantissimo e chi ancora non approfitta di questo tipo di opportunità fa perdere delle grandi opportunità, e poi è opportuno proprio continuare con questo gioco di parole a quella che è la comunità. Ma che cosa si intende per crowdfunding civico? Il crowdfunding civico è, in un'accezione più ampia, tutto ciò che può andare verso una migliore riqualificazione del territorio, tutto quello che può andare a migliorare la qualità della vita delle persone. Ma il concetto di base, quello da cui si parte e quello nel quale ci si evolve, ci si può migliorare, è quello di riuscire a coinvolgere la community, quindi le persone, il territorio, affinché si sentano veramente motivati e motivate nell'andare a promuovere e poi anche a realizzare quelli che sono dei progetti di comunità. Il crowdfunding lo sappiamo bene, in particolare quello Reward di cui noi parliamo, è un progetto che parte dal basso, è un progetto che ha delle piccole e semplici regole, che a volte però, un po' come gli ingredienti di una ricetta, se ce ne dimentichiamo qualcuno, poi è come il cibo, non è più tanto buono. E quindi il crowdfunding presuppone il fatto che quando si parla del civic, del civico, ci sia una consapevolezza da parte di ognuna delle persone di poter fare la differenza, ma in quale modo? Non basta avere semplicemente un'idea e magari continuare, come si fa alcune volte, a lamentarsi di non avere l'opportunità per realizzarla, perché proprio quello che noi cerchiamo di approfondire è di vedere come ci siano delle sinergie, in questo caso tra produzione dal basso e quello che sono alcuni comuni, per far sì che poi l'idea si trasformi in qualcosa di concreto, che sia messa in pratica, ma che non siano idee che non danno un ritorno di tipo occupazionale, che non siano idee finalizzate solo per un ego di tipo personale, ma siano idee che possano avere questo effetto di ampliamento di benessere per tutti. Se noi incominciamo a girare nelle nostre città con un senso maggiore critico e cercare di vedere come magari rinnovare uno spazio, destinarlo ad altro, andare a valorizzare quelli che possono essere dei monumenti piuttosto che dei quadri, o quello che può essere mettere a fattor comune delle competenze che hanno delle persone che magari come singoli non vanno da nessuna parte, ma invece tutti quanti insieme riescono a esplodere e a creare un qualcosa di condivisibile. Questi sono degli strumenti che, portati all'attenzione anche dei nostri comuni, dei nostri governanti, possono diventare dei modelli. E che poi, grazie all'aiuto anche di piattaforme come quella di produzione dal basso, possono svilupparsi. Perché pensiamo questo: i comuni nei quali noi viviamo hanno dei budget che sono stabiliti, hanno delle potenzialità che con quello non possono realizzare tutto quello che magari noi vorremmo. Sicuramente non è attraverso dei progetti di crowdfunding civico che riusciamo a risolvere tutti i problemi delle nostre città. Però, se c'è un qualcosa che viene destinato da un comune e dall'altra parte c'è un qualcosa che si raccoglie grazie all'impegno, ma soprattutto si va veramente a cesellare e a mettere in maniera specifica sull'esigenza di quel quartiere, di quell'angolo della città, di quel posto, noi abbiamo un effetto di benessere, un effetto di bellezza, un effetto occupazionale e un effetto del fatto anche, e qua parlo dal lato dei comuni, che non ci si sente più dire ma non fate assolutamente niente o vi occupate sempre solo di alcuni risvolti e non di tutti quanti, perché anche le periferie, che magari sempre si sentono un attimo più accantonate,
possono essere rivalutate e possono essere inserite in un circuito di apprendimento, possono anche vedere la partecipazione di chi si sente sempre ai margini della società invece incluso totalmente. Non esistono progetti che non si possano realizzare, non esistono idee che non possano essere condivise. Uscire dal guscio e farlo in una comfort zone, come in questo caso e di quello di cui parliamo, è la grande differenza. Eccoci! Giovanni, abbiamo con noi Davide Bazzini, il project manager del Comune di Milano. Ciao Davide! Non ti sentiamo Davide, purtroppo. No, infatti no. Eccomi, per un ritardo. Ciao, buonasera, un ritardo mio dall'attivazione del microfono, non un ritardo. Non ti preoccupare, allora, dato che io ho parlato fino ad ora, mi piacerebbe che mi dessi spunto di chi sei e poi passerei la prima domanda proprio a Giovanni. Ma io appunto Davide Bazzini, sono project manager per conto del Comune di Milano di alcune attività che sono state finanziate sul PONMETRO della città di Milano, e in particolare, questo giustifica la mia presenza qui, proprio il progetto crowdfunding civico che l'amministrazione di Milano, la città di Milano, ha realizzato con una partnership che fra l'altro comprendeva appunto produzioni dal basso e altri soggetti come attuatori, insomma, delle attività legate al crowdfunding civico. Perfetto, Giovanni. Va bene, ecco, infatti grazie Davide per l'introduzione, infatti riprendo quello anche un po' che diceva Marcella all'inizio, di quanto il crowdfunding ovviamente possa e debba forse diventare sempre più strumento per coinvolgere le comunità, realizzare progetti, anzi coprogettare iniziative sul territorio, coinvolgendo anche tantissimi elementi comunque importanti della comunità stessa. E io ti chiederei a questo punto, Davide, visto che comunque abbiamo anche lavorato per una parte insieme sull'iniziativa, di raccontare un po' quella che è stata l'esigenza un po' che ha mosso anche il Comune di Milano nel voler percorrere questo progetto, cioè anzi intraprendere questo percorso con il crowdfunding civico, e quindi qual è stato poi il focus che in qualche modo ha orientato tutto i processi di realizzazione dell'iniziativa stessa. So benissimo che appunto la vostra idea innanzitutto era quella, anzi il vostro obiettivo principale era appunto quello di dare una risposta, una voce, e realizzare delle iniziative interessanti proprio rivolte alle periferie. Quindi ti chiedo eventualmente di raccontare proprio questo e anche come si innesta poi il discorso della PONMETRO all'interno di questo meccanismo. Direi che posso provare a raccontare sia il contesto, la cornice nella quale ha preso poi forma questo progetto del crowdfunding civico del Comune di Milano, sia i risultati, insomma, a cui poi siamo arrivati e le modalità con le quali abbiamo dato attuazione appunto a quella definizione del contesto della cornice di intervento attuale. E partirei proprio per questo, dal richiamare quello che era un po' il payoff, lo slogan, diciamo, che abbiamo utilizzato per descrivere questa progettazione, che era mutuata dal Frankenstein Junior, la frase "si può fare", no? Il "si può fare", che è diventato proprio poi lo slogan del progetto, cioè riportato in tutti i materiali di comunicazione, come Giovanni sa bene e come sanno bene tutti i progettisti che poi hanno partecipato a questa iniziativa. Questo "si può fare" era da leggersi in una doppia accezione. Da una parte c'era sì l'esortazione, insomma, alle diverse comunità locali, ai soggetti del terzo settore e non solo, che volevamo coinvolgere con questa iniziativa, ad attivarsi, no? Al dire fallo, partecipa, ecco, si può fare questa attività che tu hai in mente, ti possiamo aiutare a farla, ma è anche un'esortazione, diciamo, una presa d'atto delle sfide che come amministrazione avevamo di fronte, anche, cioè, ci stavamo dicendo, ci stavamo rassicurando in qualche modo, si può fare, no?
perché le sfide che avevamo di fronte erano sostanzialmente riconducibili a tre big issue fondamentali, no? A tre grandi temi. Da una parte, e questo richiama quello che diceva Giovanni rispetto anche a collocare questa iniziativa del crowdfunding dentro il PonMetro, da una parte, come si può dire, il livello di innovazione amministrativa che questa cosa comportava per l'amministrazione, per un'amministrazione pubblica. Due cose, dietro questo si può fare. Noi avevamo un disegno di crowdfunding civico, se volete, un po' diverso dalle modalità, dagli obiettivi e dalle modalità di funzionamento dei quelli che si chiamano crowdfunding civico abitualmente, cioè che sono modalità di partecipazione chiamata e raccolta da parte dell'amministrazione pubblica a partecipare a un progetto che l'amministrazione ha, una sorta, passatemi la metafora amministrativa, quasi una tassa di scopo, no? Cioè dicendo, no, l'amministrazione ha questo progetto, se ti va di una libera adesione da parte delle comunità locali, dei cittadini, a un progetto che l'amministrazione ha di riqualificazione urbana, di rigenerazione economica, di attivazione di strutture educative e quant'altro, ma un progetto che l'amministrazione alle quali si chiede di partecipare. Noi abbiamo ribaltato i termini e abbiamo detto, ma avete dei progetti voi, comunità locali, no, alle quali l'amministrazione può partecipare con un contributo? E che cosa vi mettiamo a disposizione se volete attivarli? Piattaforme e competenze per cominciare l'esperienza del crowdfunding è un ulteriore contributo che aggiungiamo se raggiungete gli obiettivi di raccolta col crowdfunding. Quindi questa era la prima sfida, proprio coniugare innovazione e, come si può dire, inclusione sociale a partire dal fatto che volevamo appoggiare le progettualità già esistenti o comunque messe in campo dalle comunità locali invece che chiedere adesione a un progetto dell'amministrazione. Si può fare, nel senso che ti possiamo aiutare se lo vuoi fare. Ecco, questa è stata la prima sfida, no, che abbiamo messo in campo. La seconda è relativa alla crescita al livello di innovazione amministrativa che questo comportava, perché stiamo parlando di questo, forse interessa meno, ma vi assicuro che è stata anche la parte, se vogliamo, più difficile e per qualche aspetto quella a cui teniamo in maniera particolare, perché rende in qualche modo anche replicabile la nostra esperienza, cioè avere da una parte due velocità, no? Perché noi abbiamo accoppiato gli strumenti, diciamo, molto leggeri, passatemi il termine, di raccolta di finanziamenti attraverso le piattaforme crowdfunding, no? Che mettono subito a disposizione con massima, non dico massima, ma con elevata libertà di spesa e con tempi e modalità molto veloci ai soggetti appunto locali, ai progettisti, all'altra accoppiati con i fondi del Fondo Sociale Europeo, che invece possiamo descriverli come quelli forse con una rigidità un po' più elevata, no? Sia amministrativa che gestionale. Ecco, mettere insieme, passatemi sempre la metafora, il diavolo e l'acqua santa in questo modo, no? Cioè, nel senso che quanto di più facile e libero, nato come supporto alle comunità, eccetera, vai, fai, spendi, cerca i soldi, eccetera, con quanto invece di più vincolato, per certe, si chiamano proprio così, fondi vincolati, no? È stata una cosa che ci ha impegnato a lungo tempo anche con i nostri supporter, no? Con i nostri partner di gestione delle piattaforme, perché si tratta di poi realizzare in termini di regolamenti attuativi, di modalità di accesso alla piattaforma, altrettante procedure con un elevato tasso di innovazione amministrativa. Seconda sfida. Prego. Mi viene in mente a farti una domanda, perché è giustissimo, la seconda sfida è una grandissima sfida, come dici tu, anche di tipo molto tecnico, quindi per voi è un motivo particolare di orgoglio. Relativamente alla prima sfida, si può vedere come un trasmettere la responsabilità del fare qualcosa direttamente alle persone del territorio. Cioè, non sono io che ti dico, ok, raccogliamo i fondi per migliorare la viabilità, sto sparando chiaramente, ma io ti dico, ok, dimmi quello che tu vorresti fare, datti da fare,
io ti do gli strumenti per poterlo fare, tra cui un cofinanziamento, ma tu fammi vedere quanto ci credi veramente in quello che proponi e che non devono essere solo chiacchiere. Per cui ti chiedo, a tutto questo, come ha risposto il Comune di Milano, le persone del Comune di Milano? Voi avete fatto tantissimo nel corso di questi anni. Milano è una città trasformata ed è una città che corre ad una velocità incredibile. Siete il modello di riferimento proprio in Italia. Però in quello che volevo sapere da te, in base anche alla tua percezione, no? Quello che poi si è realizzato, la comunità come ha risposto? Ma devo dire, se stiamo ai risultati, molto bene, noi abbiamo portato in piattaforma 20 progetti, tutti hanno raggiunto l'obiettivo, abbiamo selezionato 20 progetti da portare in piattaforma, abbiamo raggiunto, tutti hanno raggiunto l'obiettivo di raccolta, tutti hanno avviato le attività e questo direi che sono numeri che raccontano quello che possiamo descrivere con soddisfazione, insomma un successo, ecco, diciamolo pure così. Ma tenete conto che quello che i numeri non dicono è il contesto in cui sono nate queste progettazioni. Cioè, noi abbiamo avviato la procedura di crowdfunding in piena pandemia. No? In piena pandemia, una cosa che era basata su, che ci immaginavamo, su raccolte di fondi fatte con iniziative pubbliche, attivazione, un community building, voglio dire, sfrenato, no? Che doveva andare ad attivare nei quartieri forme di raccolta, appunto, di partecipazione, di promozione della progettualità in atto. Bene, tutto questo è avvenuto solo online. È avvenuto, credo, cambiando anche notevolmente la natura dei progetti presentati, perché tante delle cose che abbiamo, che ci sono state presentate, che abbiamo selezionato, che sono state finanziate e che adesso sono in attivazione, sono proprio risposte anche alla fase emergenziale, da chi raccoglieva cibo e organizzava collette per come si dice, destinare, portare a domicilio proprio beni fondamentali, no? A chi si occupava di ripristinare minimi spazi di socialità per i bambini e gli adolescenti altrimenti deprivati, no? della possibilità minima proprio di confronto sociale. Ecco, cioè, ci siamo accorti, ecco, che questi progetti nascevano durante la fase emergenziale, perché in qualche modo, in molti casi, raccoglievano un po' la sfida di sistematizzare, di rendere stabili progettualità che erano nate come risposte all'emergenza, ecco, di trasformarle in progetti. Questo per dire che comunque quello che tu dicevi, per certi aspetti giustamente, no, cioè che Milano comunque ha una buona velocità nella risposta alla crisi economica che sono succedute negli ultimi anni, no? Ebbene, noi abbiamo agito però su un'area che era in qualche modo di crisi di quel mercato, di crisi di quel meccanismo di crescita, no? E abbiamo gestito il crowdfunding come una possibilità di risposta ad un'altra sfida, cioè può l'economia civile nei quartieri essere non solo, no, come si può dire, residuale, ma essere la risposta con la quale si crea anche un meccanismo di come si può dire, di maggiore inclusione nelle dinamiche dello sviluppo locale, no? Perché altrimenti anche in città come Milano, che hanno comunque velocità elevate di crescita, rischia di polarizzarsi molto questo, no? Tra chi cresce e chi non cresce, insomma. Ecco, il crowdfunding civico si è collocato comunque in quell'area lì, in un'area che ha come obiettivo quello di far crescere l'inclusione dei fenomeni di innovazione economica e sociale, proprio perché c'è bisogno di maggiore, questa era la scommessa, c'è una richiesta di creare processi e modalità di economia civile nei quartieri. La risposta che il crowdfunding ha dato è sì, c'è gente che le vuole progettare, c'è gente che li sa fare, c'è gente che è in grado di raccogliere gli obiettivi, di raggiungere gli obiettivi di raccolta di una procedura altrimenti complicata come quella del crowdfunding civico, anche in momenti in cui quel minimo di attività sociale che potrebbe presiedere a quella raccolta non è concessa, quindi l'hanno fatta online, l'hanno raggiunti ugualmente, quindi direi che da questo punto di vista siamo anche rispetto a questi soddisfatti dei risultati raggiunti. Quindi la risposta
La risposta è si può fare, appunto. La risposta diventa sì. Se quel si può fare era un'esortazione, un'interrogazione, un dubbio insieme, diciamo che qualche, non dico qualche certezza, ma qualche possibilità in più rispetto al dire, beh, veramente sì, si può fare, ce l'abbiamo, ecco. Ma infatti è stato, cioè, l'iniziativa ovviamente era già in fase di progettazione quando appunto la pandemia è arrivata, però appunto lo strumento poi, sebbene appunto ricordo che c'erano un po' di perplessità, dubbi proprio durante la pandemia, però lo strumento poi è stato anche adattissimo a rispondere a delle esigenze nuove, a delle esigenze che comunque appunto sul territorio erano percepite. È vero, è mancata la parte ovviamente di raccolta sul territorio, però appunto la comunità è stata anche la comunità, e devo dire anche i progettisti sono stati capaci di farsi promotori di nuove esigenze, e quindi di raccogliere attorno a sé interessi nuovi e forse anche già esistenti, e dare appunto un nuovo impatto positivo sul territorio. Infatti è, diciamo, la forza della vostra iniziativa è anche il motivo per cui possiamo dire a tutti gli effetti che è diventato un modello di crowdfunding civico, proprio perché, come dicevi tu giustamente Davide, una considerazione molto interessante: non è un'iniziativa in cui il comune dice ecco, voglio fare questo, aiutatemi a farlo, voglio realizzare appunto questo progetto sul territorio, aiutatemi a farlo, ma è stato proprio un modo, mi verrebbe da dire, orizzontale, per dire ok, voglio che siate direttamente voi a dirci come realizzare, cosa realizzare e come farlo. E quindi in quel caso i progettisti non sono diventati dei semplici fruitori o in qualche modo destinatari di un'iniziativa, ma sono diventati degli anelli comunque importanti, perché sono riusciti anche a loro volta anche a mettersi in gioco, attivando le proprie comunità e realizzando qualcosa insieme. E questo è anche un po', anzi è estremamente in linea con quelli che sono anche i temi dell'equità sociale, economica, nonché della sostenibilità, di cui ormai ovviamente non si può più prescindere, quando si parla di aziende, ma soprattutto quando abbiamo a che fare con pubbliche amministrazioni, che ovviamente con lungimiranza coinvolgono tutti i tasselli, gli elementi della comunità nel creare, nel realizzare, generare un qualcosa insieme. Infatti anche volevo anche a questo punto ricordare che da poco vi è stato anche riconosciuto con il premio appunto Cresco, proprio il lavoro che avete fatto in tal senso. Sì, forse la parte che vale la pena di essere, appunto, lo facevi giustamente, sottolineata e valorizzata, no? Noi siamo soddisfatti anche del modo in cui si è creata una grossa adesione anche da parte dei donors, no? Perché sono stati tanti, con cifre mediamente non così elevate, ma molto di più di quelli che in realtà potevamo prevedere. Ecco, c'è stata veramente, da questo punto di vista, considerando che eravamo in pieno contesto pandemico e quindi con, diciamolo ancora una volta, con le difficoltà a fare attività di promozione, di comunità, di aggregazione attorno a questi progetti, direi che invece è andata anche da questo punto di vista molto bene, no? Questo sì. D'altra parte, tra tante sfide che abbiamo lanciato, appunto questo forse è il risultato più importante, cioè al di là dei progetti attivati, al di là dei temi, degli interventi sui quali si vanno ad attivare, attorno ad ognuno di questi è nata una community, prima di donatori e adesso di utilizzatori di quei progetti, no? E questo direi che è un valore aggiunto non da poco rispetto agli obiettivi che avevamo. Davide, io invece vorrei focalizzarmi su una cosa, sul fatto che quali sono stati i progetti, le idee che sono state maggiormente condivise, nel senso che le persone che hanno presentato i loro progetti e poi chiaramente voi avete selezionato, in quale direzione sono andata maggiormente? Ma guarda, tutti i progetti presentati hanno avuto
come dicevo, hanno raggiunto l'obiettivo di raccolta e quindi hanno intercettato una buona, in alcuni casi anche ottima adesione rispetto alle proposte quindi presentate in piattaforma. Sì. L'altro dato da questo punto di vista interessante è che non dico tutti, ma diciamo l'80% dei progetti hanno raggiunto questo obiettivo ben prima del termine della scadenza e molti l'hanno superato, no? Sono andati con alcuni casi in cui si sono verificati degli overfunding anche significativi, insomma, certo. Ma direi che mediamente possiamo dire che questo è indicatore del fatto che anche da un punto di vista tematico questi progetti in qualche modo hanno raccolto. E esatto. Quali sono stati, se interpreto bene la tua domanda, quali sono stati i temi, insomma, se vogliamo così, che hanno garantito questo successo di audience, no? a questi progetti. Ma direi molto il tema, come dicevo, della risposta attraverso processi di riconducibili in qualche modo all'economia circolare, di risposte alle emergenze di cibo, di ricostruzione, insomma, di filiere dell'artigianato locale, del saper fare, insomma, di alcuni piccoli mestieri attorno a questi progetti. Fino a, ma poi ne parleranno loro dopo, a questa interessante, uno dei progetti, insomma, più, provo a dirlo in un altro modo, dei progetti che hanno raggiunto le maggiori quote di overfunding. Uno si occupava di costruire una rete di panificatori urbani in città, no? E l'altro, questo che viene, di cui si parlerà anche dopo, di invece organizzare un delivery sociale, no? Nell'ambito sempre della città di Milano. Se ci pensate, sono due temi, no? In qualche modo centrali anche rispetto all'emergenza, che ha dimostrato quanto, insomma, questi fossero priorità a questo punto, a cui forse non avevamo pensato così tanto, ma che il farli precipitare come occasioni di sistematizzazione, farli diventare progetti stabili, è un'occasione alla quale i cittadini milanesi, diciamo, attraverso il crowdfunding hanno detto appunto si può fare e facciamo. Ma poi voglio dire, i temi poi anche in termini di accesso alle risorse educative, attività dalla ristrutturazione all'ampliamento degli spazi educativi, dei nidi o comunque delle scuole che abbiamo avuto più di un progetto che aveva questo insomma, ricollocarsi in maniera da poter svolgere attività educative, ad esempio, all'aperto o comunque in maniera, come si può dire, funzionale rispetto ai limiti, no? Che l'attività, che l'epidemia, il momento, l'emergenza pandemica portava con sé, per cui spazi educativi che si riorganizzavano per essere fruibili anche durante le fasi di lockdown, così come attività di animazione e aggregazione in quartieri in parti della città in cui si notava, insomma, anche in tempi ordinari, non solo in quelli emergenziali, la mancanza di tali spazi. Uno per tutti, il progetto Cinema Armocchi, no? Che ha aperto il primo cinema esclusivamente per bambini, con attività di animazione per gli adulti che lasciano i bambini al cinema, in una zona, nel quartiere Laurenteggi, in una zona, diciamo, piuttosto periferica, ecco, della città. Certo, guarda Davide, vai Giovanni, a te, no vabbè, tu sai Giovanni che io quando sento queste cose penso anche alle nostre realtà locali, quanto potrebbero beneficiare da tutto questo, ma l'artigianato infatti, locale. Infatti immagino che sia me che come te Marcella ci piacerebbe infatti un giorno vedere ovviamente questo tipo di esperienze anche riportarle ovviamente in maniera così anche in ottica diciamo di best practice che in pubblica amministrazione ovviamente fa scuola e vederle appunto anche in città e comuni del sud sarebbe ovviamente una cosa molto interessante. Ma io a questo punto Davide
ti farei anche un'altra domanda, magari anche ti farei anche un po' spiegare, cioè ti chiederei di spiegare anche un po' brevemente come funzionava anche il meccanismo e il coinvolgimento, perché diciamo, bisogna dire anche una cosa, il comune in questa iniziativa è stato un po', ovviamente è stato l'owner dell'iniziativa, è stato appunto il soggetto che ha realizzato questo modalità di coinvolgimento della comunità, ma è anche ovviamente stato un modo attraverso il PONmetro di ovviamente premiare i progetti che più interessanti o comunque che portavano un'esigenza concreta sul territorio. Ovviamente bisogna anche dire che la loro iniziativa, se raggiungeva appunto l'obiettivo di raccolta, è stata in qualche modo premiata attraverso l'erogazione di un fondo che spesso, come si usa fare nelle iniziative di crowdfunding, quando queste vengono appunto realizzate da soggetti terzi, prevedono appunto una premialità a fine raccolta, raggiungimento quindi di un obiettivo, e nel vostro caso appunto c'era il PONmetro che si faceva da erogatore, di cofinanziatore dell'iniziativa. Quindi volevo chiederti quanto pensi che quindi questa formula possa funzionare e soprattutto abbia funzionato nella vostra esperienza, quindi mettere a disposizione sì dei servizi, un'opportunità, ma anche appunto far diventare il crowdfunding uno strumento proprio nuovo per poter erogare questa tipologia di fondi, di spazi, opportunità. Sì, ma sostanzialmente il nostro crowdfunding era organizzato attorno a tre diciamo fasi, no? Che spiegano poi, che riutilizzo per descrivere il meccanismo che Giovanni ha introdotto e che stava dietro questa domanda. C'è stata una prima fase che è stata quella che ha portato a individuare i partner, no? E quindi le modalità di erogazione dei servizi di piattaforma, i servizi di comunicazione che hanno poi fatto anche molta differenza, e quelli di formazione, perché questa era la parte in più, diciamo, che abbiamo erogato come servizio nei confronti di progettisti, cioè ci interessava anche far crescere in qualche modo una cultura del crowdfunding, no? Dando quindi qualche elemento, no? Che poi è stata la parte di lavoro che Produzioni dal Basso e Ginger Crowdfunding hanno fatto insieme come soggetti individuati dall'amministrazione per svolgere proprio questa parte, cioè non solo andare in piattaforma, ma andare in piattaforma rimaneggiando il proprio progetto, imparando a usare la comunicazione nella sua versione, diciamo, funzionale al crowdfunding, in modo che potesse corrispondere a un racconto, a uno storyboarding, uno storytelling del progetto, che voglio dire, avesse un appeal rispetto alle comunità locali. Non l'abbiamo rivisto, proprio abbiamo provato a diffondere conoscenze, strumenti affinché i progettisti imparassero ad usare il crowdfunding, no? E questa è stata la prima fase di lavoro. La seconda è stata ovviamente fatta la selezione dei progetti sulla base dei criteri, fra l'altro appunto in questo caso i criteri del PONmetro, cioè progetti che avessero un'adeguatezza e una consistenza tale da poter rispondere alle domande che le policy pubbliche che presiedevano quella procedura mettevano in campo. Quindi abbiamo selezionato delle idee che avevano quelle caratteristiche, da questo punto di vista c'è la prima conformità con quello che Giovanni richiamava, cioè con il PONmetro. Quindi i progetti selezionati andavano in piattaforma, dove potevano raccogliere, a seconda della loro progettualità, fino al 40% del costo, del valore del progetto complessivo. Nel caso avessero raggiunto quell'obiettivo, terza fase, il comune erogava il 60% del valore di quel progetto. Quindi se tu ne raccogli il 40% in piattaforma, noi contribuiamo, noi l'amministrazione pubblica contribuisce con i fondi PONmetro per il 60% del valore del progetto, sapendo che avevamo messo come valore massimo dei progetti candidabili 100.000 euro, quindi potevi raccogliere fino a 40.000 euro in piattaforma,
e chiedere poi un contributo fino a 60.000 euro. Devo dire che tutti i progetti presentati sono stati molto più bassi, no? Abbiamo avuto richieste di progettualità inferiori, che hanno però generato una mole di contributi, appunto, come dicevo già prima, anche in termini proprio numerici, nel numero di donatori, molto, molto elevato. Quindi queste sono state le tre fasi. La raccolta in piattaforma ha messo a disposizione denaro, diciamo, donato dalle comunità locali. Il comune ha contribuito con fondi derivanti dalla dotazione Fondmetro. Benissimo. Allora, Davide, innanzitutto io ti ringrazio e farò tesoro, come sicuramente Giovanni lo fa quotidianamente, di tutte queste best practice, perché noi ci crediamo che queste sono cose che ovunque si possano realizzare. Quindi il Comune di Milano, sì, va bene, ma perché no il Comune di Grottaglie o il Comune di Bari? Giusto per dirne qualcuno. Allora, io vi ringrazio, ringrazio Davide, ringrazio Giovanni. Grazie a voi. Supporto. E ora io direi, Giovanni, di passare la parola a... Lasciamo la parola infatti a Sode, Social Delivery, che appunto è uno dei 20 progetti che è rientrato, è stato selezionato dal Comune di Milano per appunto nell'ottica del crowdfunding civico del Comune di Milano, e con ottimi successi ha portato a termine la raccolta, e magari, non dico altro, vi spiegheranno il resto loro su cosa, chi sono e cosa appunto vogliono fare. Perfetto, alla prossima, ciao! Ciao, grazie, buona serata a tutti. Ciao a tutti e a tutte, siamo Teresa e Naima, due delle ideatrici di Sode. Sode è nato all'interno di Rob de Matta, una realtà milanese che si occupa di inclusione lavorativa anche attraverso la ristorazione. Durante il periodo del primo lockdown, in cui le uniche persone che vedevamo sfrecciare in città erano i rider delle grandi piattaforme, come innovatrici e innovatori sociali ci siamo interrogati sulla possibilità di costruire un'alternativa etica a questo tipo di servizi. Da qui nasce l'idea di Sode, quindi un delivery sociale, perché contrattualizza i suoi rider in maniera equa, fornendo una formazione adeguata e tutta l'attrezzatura necessaria allo svolgimento del lavoro in sicurezza. E ribalta l'immaginario del rider, che per noi non è solo colui che trasporta o colei che trasporta prodotti da un punto all'altro, ma diventa antenna del territorio, punto di riferimento e di ascolto dei bisogni dei cittadini e delle cittadine. È solidale perché lavoriamo con botteghe di quartiere, sosteniamo il commercio di prossimità, e anche sostenibile perché utilizziamo mezzi di trasporto, bici e cargo per adesso a basso impatto ambientale. Abbiamo quindi deciso di partecipare con questa idea progettuale al bando del crowdfunding civico. Una volta selezionati dal Comune di Milano, abbiamo seguito un percorso di accompagnamento che ci ha permesso di acquisire tutti gli strumenti necessari per costruire una campagna che si è rivelata di successo. Abbiamo infatti in 2 mesi raccolto oltre 28.000 euro, quindi superando il traguardo stabilito che era di 25.000 euro, e coinvolgendo oltre 550 donatori. La campagna ha ottenuto grande rilevanza mediatica a livello locale e nazionale. Abbiamo infatti raccontato il nostro progetto su TG, radio, social e testate giornalistiche, e questo chiaramente ci ha permesso di ingrandire molto la nostra community fisica e digitale. A che punto siamo oggi? Esatto, dalla fine della campagna ad oggi abbiamo dedicato questo tempo per porre le basi per lo sviluppo del servizio di consegna. In particolare, dal punto di vista tecnologico, abbiamo costruito il sito, che sarà a breve online nella versione implementata, e in parallelo stiamo sviluppando un software di consegna che ci serve proprio per gestire in maniera efficace le nostre consegne. In questi mesi inoltre abbiamo selezionato i primi rider che ci accompagneranno in questa fase di sperimentazione
sperimentazione iniziale del servizio e in questo momento stanno ultimando il percorso formativo che dicevamo, che abbiamo pensato per loro, che non è solo limitato a delle formazioni obbligatorie sulla sicurezza, ma che si compone di tutta una serie di formazioni che riguardano anche competenze trasversali, come gestire la manutenzione della bici, come orientarsi in città, in modo tale da rendere la figura del rider anche una figura qualificata dal punto di vista formativo. E tra poco partiremo con i primi contratti e con le prime sperimentazioni. In questi mesi inoltre ci siamo occupati di sviluppare le partnership sia tecniche, che stiamo raccontando sui nostri canali social, ma anche di sviluppare delle partnership con realtà che vogliono utilizzare il nostro servizio come loro servizio di consegna etico, perché si riconoscono negli stessi valori. Grazie infatti alla campagna di crowdfunding siamo riusciti a entrare in contatto con tanti negozi, botteghe di Milano, ma in realtà non solo, che si riconoscono nel servizio, nei valori di Sode, e abbiamo capito in questo modo che rispondevamo a un bisogno reale, un bisogno esistente a cui fornivamo una risposta etica e appunto coerente con quelli che sono i nostri valori. In parallelo ci stiamo anche confrontando con numerose realtà di tutta Italia che stanno come noi lavorando a sviluppare delivery etici, quindi delle alternative etiche, più sociali al delivery delle grandi piattaforme. Quindi tutto questo è successo grazie alla nostra partecipazione al bando del crowdfunding civico del Comune di Milano. E in quest'ottica di costruzione di una rete di realtà con valori affini a quelli di Sode, lanciamo una call a tutte le persone, le realtà, le aziende interessate al progetto. Se volete scriveteci e iniziamo un dialogo insieme. Grazie intanto. Grazie mille a tutti e a tutti.